Io mi chiamo Cecilia Carangi, ho 25 anni e prendo il treno tutti i giorni per andare a lavorare, non su questa tratta ma su un'altra tratta, ma penso sia importante essere qui questa sera perché non è possibile che io debba avere paura a prendere il treno qualora un giorno dovessi tardare al lavoro e prendere il treno ad un orario che magari è poco frequentato. Mia mamma oggi, quando le ho detto che sarei venuta qui, la sua prima domanda è stata proprio: beh, ma al ritorno poi sei con qualcuno? E io penso che questo sia assolutamente sbagliato. Ho figlie della stessa età, purtroppo, delle due ragazze che hanno subito queste violenze, e quindi mi sono immedesimata tantissimo in questo rischio, perché io stessa, quando loro viaggiano, sono preoccupatissima. E quindi da questo discorso, dialogo con le mie figlie, è partita l'idea che dobbiamo dare un segno di solidarietà soprattutto per le ragazze, che in questo momento non sappiamo nemmeno chi siano, però ci piaceva l'idea che sapessero che quello che hanno subito non lascia indifferenti le persone comuni, le associazioni, gli amministratori. E quindi da questo mi è nata un po' l'idea: riprendiamoci il treno e cerchiamo di viaggiare in sicurezza tutti insieme. Questa iniziativa vuole essere un segnale forte da parte delle istituzioni, del mondo della politica, per poter collaborare insieme come istituzioni, insieme alla regione, noi sindaci, noi che facciamo politica sul territorio e insieme a Trenord, in maniera tale che prendere il treno anche nelle ore serali possa essere un modo per poter viaggiare in sicurezza, come deve essere obiettivo finale del sistema ferroviario. Su questo treno adesso saliranno tanti amministratori, tanti iscritti, tanti cittadini che insieme raccoglieranno lungo il percorso altre persone, e arrivati una volta arrivati a Milano aspetteremo il treno, quello che hanno preso le ragazze qualche settimana fa, e ritorneremo su quel treno verso Varese. Una iniziativa molto importante che deve ricordare la Regione Lombardia, che in questi anni ha speso veramente un sacco di soldi per sperimentazioni che poi non sono mai diventati dei veri e propri progetti. Abbiamo bisogno di concretezza, il tempo ormai è scaduto veramente da troppo tempo. Ci auguriamo che la Regione Lombardia questa volta si svegli. È impossibile che una donna non si possa sentire sicura nella quotidianità del suo vivere, nell'andare al lavoro, nel tornare da scuola. È inammissibile. È inammissibile comunque anche non nella quotidianità, tantomeno nei gesti comuni. Questo sta proprio a significare che ancora quel benedetto passaggio culturale che noi avremmo dovuto già fare non c'è, perché se una ragazza non è sicura di salire su un treno che va da Varese a Milano, non è sicura di arrivare a casa tranquilla, vuol dire che il lavoro che noi abbiamo fatto non è ancora sufficiente.